Testo, tolto l'audio, si dovrebbe sentire anche la musica. Allora, praticamente Mene inizia da zero, ritorniamo con Mene inizia da zero. Allora, quindi un saluto, ciao mitici, per chi verrà e chi guarderà questo video in differita. Allora, direi che mi mancano due gemme per fare i tre pool, sempre se il primo pool è da 30, perché adesso ci sto pensando. Sì, il primo pool è da 30, gli altri due da 50, quindi me ne mancano ancora due. Quindi direi di continuare la storia, che è da un bel po' che non la facciamo, quindi che è un po' che non la faccio. È passato 1 minuto e 19 e ancora non è partito l'avviso che sono in live, almeno io ancora non lo vedo. No, non è ancora partito, quindi complimenti. Perfetto, è arrivato prima Andrew. Ciao bello, come va? Tutto bene? Siamo tornati con One Piece 3 Scroys, come detto nel calendario dell'avvento. E tanto non ci si vede. Partita adesso, guarda, è scritto te, è partita adesso la notifica da parte di Twitch. Ok, allora direi di partire con mentre aspettiamo che arrivi altra gente, altra bella gente che chatti, quindi magari mio nipote, non posso avvisarlo perché il numero ce l'ho su questo cellulare, però fa niente, spero che arrivi la notifica. Teoricamente mio nipote comunque è all'interno del canale di Telegram e quindi non dovrebbe avere problemi. Allora, bando alle ciance, direi di fare un po' di storia, un po' di storia di One Piece, tre Scrooge, un po' di storia di One Piece, poi alla fine, perché si ambienta nella storia di One Piece. Siamo alla, questa se non mi sbaglio l'ho già fatta, no, non l'ho fatta, Drum Island, dove dovremmo trovare praticamente il nostro simpatico Chopper. Telegram sempre puntuale, effettivamente sì, sotto trovate il canale Telegram se volete iscrivervi, per chi guarda questa cosa in differita. Intanto qua abbiamo il nostro simpatico Luffy, ho skippato perché tanto non ce ne può fregare altamente. Direi di iniziare dal primo, non so di quanti step è, vediamo, torniamo un attimo indietro e verifichiamo, intanto ci mancano due gemme per farlo, e poi eventualmente una volta finita la storia, questo step di storia, vediamo di andare avanti. Ah no, sono 15, quindi non so se ce la faccio a fare tutte e 15, ma che vada, rifacciamo solo 5, vediamo un po' quante gemme ci danno. Allora, bando alle ciance, direi di iniziare, sono tornato ancora più indietro, quindi sono uscito come un pistola. Tanto siamo in tre, complimenti ragazzi, grazie mille. Ritorniamo dentro all'isolotto. Facciamo il primo. Allora, come team direi di fare un doppio Luffy. Ho il G4. Ho un G4 che utilizzo per fare, come si chiama? Leo, la raid di Leo. E quindi vabbè, più avanti così. Allora, bando le ciance, andiamo, skippiamo, vabbè, dai, guardiamola. Sono simpatico Chopper. Sì, dovrebbe essere la storia di Chopper questa. E c'è anche Vivi, tutti e clan, via dicendo, tutti felici e contenti. Anzi, skippiamo, dai, se no diventa troppo noioso con la. Vediamo se arriva Mirko, così almeno ciceriamo un pochino. Ok, dai, bando le ciance, spacchiamo i culipasseri. È arrivato il momento del giudizio. Si è bloccato. Tanto sono
Sono abbastanza semplici come livelli, quindi li posso fare un po' a cacchio di cane, come si suol dire. Vediamo se c'è la possibilità di farlo automatico. Dai, essendo facile, lo faccio automaticamente. Che ora sei arrivata a casa, Andrew. Intanto siamo già al boss. Perfetto, il boss è il primo livello, ce lo siamo già fatti. Ok, c'è sette qualcosa? Vabbè, non ci ha messo tantissimo alla fine, pensavamo di più. Una mezz'oretta, quindi. Tanto vabbè, troviamo personaggi nuovi perché è normale, sì. Ho sbloccato un nuovo Friends. Ecco cosa mi sono dimenticato di mettere gli ID. Dovevo mettere gli ID da qualche parte. Vabbè, fa niente, dai. Intanto abbiamo già acquisito la prima gemma, ragazzi. Ce ne manca una e possiamo fare i lanci. Next. Una volta ti faccio selezionare quelli che non volevi, che volevi scartare. Che era abbastanza utile. Skippiamo. Tanto manca anche all'appello Marco, che in genere non manca, e anche Lia, che l'ho avvisata prima. Ma magari è stanchina. Allora, qua non mi ha fatto selezionare quelli da scartare, probabilmente non tutti. Allora, facciamo sell, da non confondere col personaggio di Dragon Ball. Però poco spazio disponibile, quindi non so, mi sa che probabilmente se non mi fa scartare i vari personaggi sono fottuto. Ok, andiamo avanti. Stavolta per One Piece 3 Sescuri avevo detto più volte che la facevo venerdì, quindi cioè continuano a dire One Piece, poi non ci sono. Ok. Usiamo questo. Anche perché se non arrivo a un certo numero di spettatori è inutile anche che faccio i lanci. Ma a questo punto mi tengo le gemme. Ciao Lia, mancavi solo te. Ho detto non faccio i lanci e beh, tac, sbuchi fuori te come un coniglietto. Brava, brava Lia. Mi hai fatto spamandare. Ho temuto il peggio. Anche perché dopo ci sono i lanci, la cosa che a te piace tanto, questa volta li faccio. Dovrei farne teoricamente tre. Ciao Rosalia, è vero, adesso ti attacchi, Lia. Adesso ti chiamo Rosalia. Così impari. E mi hai fatto una K30 perché una volta ti ho chiamato Rosalia. Nia, 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 nia. E poi così ti. Almeno saluta, no? Caffona. Non fare la timidona.
Ce la siamo già persa. Ci siamo già persi la lia. Va bene, 10 minuti. Ah, ecco, guarda che tu. Io ne pago le conseguenze, effettivamente sì. Adesso manca Marco. Deve arrivare Marco, poi Mirko. Brava, si saluta, bisogna essere educati. E poi ti sei dimenticata una X. Perché non è lui. Brava, ecco, bisogna correggere, gli errori non si fanno. Brava. Ah, intanto sono in compagnia sempre di Batman e Hanamichi Sakuragi, tanto per cambiare. Sto attento perché tanto sì, gioco, ma è abbastanza easy. One Piece Stress Squeeze è bello quando c'è tanta gente perché posso leggere i messaggi in diretta e rispondere in differita, perché ovviamente. Ok, ci siamo fatti fuori anche questo livellino. Brivido. Intanto vedi? Si è offeso Andrew. Mi sa che l'abbiamo perso. Che tipo di scommessa facciamo? Non si può fare. Cioè, quello di ieri apriva il pacchetto, chi prendeva l'overo più alto e via. Questo qua non si può. Ah, eccolo qua, c'è il troppo. Anzi, facciamo fare la cella. Sì, vabbè, sta attento, dai, sì. Siamo in 5, ragazzi, grandissimi. Spargete la voce. Sakuragi chi? Hanamichi Sakuragi, questo qua. Non hai visto Slam Dunk? Andrew, mi meraviglio di te. Slam Dunk, bellissimo. Se non l'hai visto, guardalo. L'unica cosa brutta è che non c'è una fine perché bisogna vederlo. Perché, ah beh, perché è basato sul basket, quindi magari è per quello. Un anime sportivo. A me è piaciuto Casino perché è troppo divertente. Oh, a livello 3 c'è una gemma. Diamocela ad accaparrare quanto prima. Come fa a definirlo forte? Ci sono certe leggende che sono inutili, come Marco insegna. Ci sono molte leggende che effettivamente, cioè, ci si meraviglia che siano considerate delle leggende all'interno del game. Se poi sono bravi, forti, simpatici a livello del cartone animato, questo è un'altra storia. Anzi, non cartone animato perché sennò la gente si offende all'interno del manga e dell'anime. Intanto siamo in 6, bravissimi ragazzi, così che mi piacete. Però non so se c'è Marco. Marco, ci sei? Se ci sei, batti un colpo. Ecco, come ho detto 6, siamo diventati 5. Se prima eravamo in 6 a ballare gli alligalli, adesso siamo in 5 a ballare gli alligalli. Bravo anime, mi sono correggiuto. Sennò la gente si arrabbia, si irrita e si offende. E noi non vogliamo questo. Anche perché io potrei dirti che quel personaggio è molto più forte di quello che hai trovato te, quindi potrei fregarti. Invece su FIFA non puoi, perché il numero, l'overall più alto, non puoi dire, è quello però più forte. A meno che non troviamo un altro gioco dove si può fare qualcosa. Per esempio con il giochino del calcio, che adesso mi sfugge il nome.
che l'ho portato una volta, ho fatto un video una volta su YouTube. Ah, beh, sì, effettivamente. Però, cioè, però tu non conosci il gioco. Perché, per esempio, Buggy nell'anime non è sto granché, mentre nel gioco è uscita una leggenda. Più che altro potrebbe fare da arbitro, potrebbe farlo invece Marco. Marco che tutto sai, tutto. Lui è una leggenda quel gioco, quindi in teoria Marco potrebbe fare da arbitro. Anche perché ne sa molto, ma molto, ma molto più di me di questo gioco. È il mio guru. Ciao Marco, vedi, parli del marchino e sbuca. Sentivo parlare di me, infatti, stavo giustamente parlando bene di te, perché ovviamente posso soltanto parlare bene di te. Anche perché ci sei sempre, quindi. Allora, qua intanto non ho trovato una beata fava, meglio ancora, così non li devo vendere. Siamo a 130 gemme. Stavamo dicendo che siccome c'era la Lia che voleva fare una sfida tipo quella di ieri di FIFA, ha detto facciamola pure di One Piece, Tres Cruis, una roba del genere. Io gli ho detto no, perché come fai a capire qual è quello più forte e quello meno forte? Quindi ho detto dai, l'unico che potrebbe fare da arbitro potrebbe essere Marco. Problema è che dobbiamo trovare un modo, perché comunque le gemme costano, cioè costano. Io non le pago, però per accumularle ce ne vuole. Potrei farlo quando utilizzo il primo account, che sono molto vicino alle 400 gemme. E quindi lì potremmo fare tanti, tanti lanci, però c'è sempre l'incognita, bisogna organizzarsi per benino. Magari adesso ce la studiamo per bene, magari chi trova la leggenda, però bisogna capire quale leggenda vale più di quell'altra. Si può fare anche con tre multi? Beh, magari con due account. Lei utilizza un account, io l'altro, chi trova la leggenda più forte, il personaggio più forte, vince. Così si può fare. Con lo stesso account, cioè, è difficile. Poi, ma un modo sicuramente lo si potrebbe trovare. Conviene farlo quando. Beh, adesso no, com'è la storia? Non è. Perché adesso volevo fare tre pull. Così, tanto per rianimare un po' la serata. Dai, spara. E gli altri due rifacciamolo. E quindi deve venire qui. A me non c'è problema. Ci si organizza allora. Teoria ce l'ha il suo account, però. Non lo usa mai. Non accumula le gemme, non è come me.
Io dico sempre, ogni giorno fai il login, fai almeno 3 sconti, intanto per prenderti la gemma, ma lei è degoccio. Poi teoricamente dovrebbe avercela ancora quell'account lì. Ogni tanto fa dei lanci e poi chiede a me di liberargli lo spazio. Ogni giorno dovresti fare almeno login e se riesci a fare almeno 3 round, perché se fai 3 round ti danno una gemma aggiuntiva. Poi vabbè, ci sono tutti i raid, tutte le varie cose, tutti i livelli, che però non credo che tu ti metta a fare perché comunque non sei proprio il tipo da questo per farlo. Ah sì, magari si può fare. Quando ho cos'è? Beh, con 230 gemme si può fare. Quello da 30 lo fai te e poi facciamo due pull a testa. Si fa 5 lanci. Ok, spara, Marchetto. Adesso sì. Nell'altro account ne ho molte di più. Ma lì adesso non è qui. Ok, quindi beh, è vero. Allora, primo lancio non lo si considera. Poi secondo, scegli te lì a se fare, se considerare il tuo il secondo o il terzo lancio. E poi chi trova il personaggio più... No, c'era in chat, ha scritto prima. Lia, ci sei ancora? Lia? Rosalia? Ci sei ancora? È svenuta? Dai che adesso arriva... Intanto trovo l'ufilo. A parte che in teoria avrei anche l'account giapponese, però non lo sto più usando. Ah, non si consiglia. Beh, ma scusa, quelli sono i top, teoricamente. Cioè, sono quelli dell'evento, quindi dovrebbero valere il doppio. Se li trovi, perché è più difficile trovarli. O no? Ah, già è vero. È vero. Cos'è al secondo lancio la leggenda è garantita? A passare l'aspirapolvere. Cos'è? In vena pulizie? Ah, nel terzo c'è sempre la leggenda. Però allora a questo punto ci sarebbe un personaggio in meno. Facciamo così. Siccome al terzo lancio c'è la leggenda garantita, che è l'ultimo, il secondo lancio non si considera il più uno. Ok? Si considerano i primi 10. Poi quando arriva l'undicesimo non lo si considera. Quindi
Ok, quindi se io faccio per esempio il 2, il secondo lancio, l'undicesimo non lo considero, e se trovo una leggenda, pazienza, non lo consideriamo. Mentre Lia, se fa il terzo, che l'undicesimo è garantito che sia una leggenda, allora non la si considera. Facciamo così. Deve soltanto decidere Lia quale fare, se fare il secondo o il terzo lancio. No, se il secondo lancio, l'undicesimo. Ah, ok, dai, se invece si fa parità si conta l'undicesimo lancio, se è un poster. Dai, potrebbe uscire una cosa carina, dai. Adesso cerchiamo di finire questo livellino. Tanto 130 gemme le ho raggiunte. Dai, ci prendiamo una pausa e facciamo i lanci. E una volta fatti i lanci, continuo. No, perché teoricamente avrei il box pieno. È meglio farlo alla fine, perché poi col box pieno non riesco, perché dovrei liberare il box. E quindi verrebbe fuori un casino. Quindi magari finisco prima qua. Però devo stare lì, quale quello scartare, quello. Ah, lo dici te? Dai, va bene. Bella, siamo passati pure saliti di livello, ragazzi. Dai, Lia, quale decidi? Il secondo o il terzo lancio? E vediamo un po' chi vince dei due, questa sfida eterna tra il bene e il male, dove io sono il bene e tu sei il male. Ah, che poi esci, vuole fare. E dove vai? Dove vai? Ogni volta esci quando io sono impegnato in live. Caffona. A me non mi inviti mai quando esci. Ok, skippiamo. Quindi scegli il 3, eh? Mi dai il numero 2 come lancio. Dai, andiamo qua su, pronti via. Allora, il primo non lo si conta. Quindi ragazzi, il primo lancio non lo si conta. Non si può scegliere parte 2 e parte 3. Allora, vediamo un po' quali sono i poster. Allora, vabbè, i personaggi principali che sono Sabo e l'altra tizia, come mi ricordo. Ah, Koala c'è scritto sotto. Perché sono abituato con. Ah, però c'è anche Big Mom con Prometheus e Zeus. Poi il Capitan Biscotto, Cracker. Questo qua che non mi ricordo come si chiama. Lindbergh. Uno della ciurma di Sabo. Questo che è fortissimo, Karasu. E poi vabbè, quale? E poi ovviamente tutti gli altri personaggi che ci sono. Ok, allora facciamo il primo lancio da 30 gemme, che non viene considerato, così tanto pour parler. Ah, mi dice già che sono, che c'ho il box pieno, proprio a prescindere. Allora, facciamo così. Primo lancio da 30. Diciamo la frase dei Laffi, facci trovare delle leggende. Beh, abbiamo già una leggenda, pronti via. Poi due? Peccato che non si conta questo. Cioè, il culo potrebbe finire già qui, perché.
Ah, per il momento nessun poster. Vabbè, possiamo andare anche avanti, tanto. Bella! Ho trovato già uno dei poster. Che cos'è? Adesso non posso guardarlo. Che cos'è? Vediamo la prima leggenda. Vabbè, dai, per questo account mi può servire Barbanera. Sì, sono i... Ah, è vero, c'è ragione, sono dei comandanti della ciurma di... del padre di Cappello di Paglia, non mi ricordo come si chiama, Dragon. È vero, sono dei comandanti della ciurma di Dragon. È vero, c'è ragione, bravo Marco. Se no che... A me piace, lo considero molto utile, soprattutto perché io odio fare le barriere. Attenzione, la seconda leggenda. Vabbè, Doflamingo, che ce l'ho già. Ah no, questa qua è la versione verde, bello. Sì, questo non ce l'ho. Doflamingo, almeno buono, buono, dai, dai. Aspetta, abbiamo trovato anche Boa Hancock. Ehi, ciao, carissimo. Tencozzo, come va? Tutto bene? E il V2 è quello? Ma il V2 non è... Ah no, il V1 è blu, che poi l'hanno super evoluto in viola. Infatti io c'ho quello, il V1, e adesso c'ho anche il V2. Ah, ho capito, è quello là che c'ha tutte belle. Sì, allora è utile. Quello che come special può prendere, moltiplicare l'attacco precedente. Vabbè, poi... Ok, dai, qua si parte. Questa qui è il mio lancio. Sì, ho un po' sballato. Sì, effettivamente non è come di qui. Allora, vabbè, continuiamo. Questo qui è il lancio mio. Occhio, occhio, segna quello che trovo. C'è Marco da testimone, c'è Marco da che fa il giudice. Attenzione. Ah, sì. Ma non c'è un moltiplicatore? Tanto siamo in 10, grazie ragazzi. Allora, facciamo questo rare cruit, questo qua è il mio lancio. Poi ci sarà quello di Lia. Dai, Laffy, fammi trovare tette leggende, fammi battere Lia. Uè, pronti via una leggenda. Vediamo un po' qual è questa leggenda. Ah, eccolo lì. Com'è questo, Marco? Dopo dici, quindi il Khufu Monkey di Luffy, leggenda, attenzione. Vediamo un po' se trovo qualcuno dei poster. Male, quindi non è buono. Ma infatti non lo vedo usare moltissimo come... Ok, intanto abbiamo trovato questo qua, mezzi pesci. Ok, sto trovando tutti quelli mezzi mari, mezzi pesci. Vabbè, questo qua ce l'ho. Questo qua l'ho trovato anche prima.
Doppioni, tantissimi doppioni. Tanto Marco segna quelli che potrei cancellare proprio dalla faccia della terra, così almeno mi libero il boxes. Questo mi sa che sia uno di quelli. Ok, tanto questo qua non viene considerato. Beh, ragazzi, tocca al lancio di Lia. Quindi questo qua è il terzo. E anche l'ultimo lancio, perché non ho più gemme. Ah, sono boostati per la nuova Tresus Map. Dai, via, ci sei? Manda un messaggio se ci sei. Di qualcosa di scaramantico. Scrivi qualcosa tipo una frase ad effetto. Speriamo. Allora, speriamo. Tacchete. Ecco il lancio. Oh, cazzo, una leggenda. Figa, no, due. Tre. In più c'è la quarta. In questo caso, ha trovato pure un poster. Anche se è un doppione. Attenzione, vediamo un po' la leggenda. Buona, buona. Questa so di sicuro che è buona, perché nel giapponese la utilizzavo spesso, non mi ricordo più cosa fa, però è veramente buona. Luffy, pensaci tu, è troppo tardi, ormai il lancio l'ho fatto, però come speriamo è andata benissimo, è già vinto Lia, è già vinto di grande, cioè non c'è bisogno di chiamare il giudice. Magellan! Vai, dai, almeno fammi trovare. Spero di trovare Sabo e Koala a questo punto. Tanto ormai hai vinto. Intanto ho trovato un altro boostato. Cioè, boostato, un altro del poster. Questo non è del poster, no. No? Lei. Ma lei non è qua. Ah, non è Koala. No. Sì, è Koala. Vediamo un po' questa leggenda. Ah, so. Sanji. Vabbè. È doppione. Vediamo questa leggenda. Speriamo. Incrociamo le dita. Vabbè, dai. Luffy Ace. Non è male. Per i Free Spirits, per un team Free Spirits, non c'è niente male. Ah, andiamo a vedere un po' cosa possiamo cancellare. Marco, dammi una mano. Ha vinto, in questo caso ha vinto Lia. Non ci sono cazzi. Tre leggende, io una. Eh sì, direi proprio di sì, Lia. Non c'è neanche bisogno del giudice. Sì. Sì, hai vinto di gran lunga. Io ho una leggenda, te ne trovate tre. Poteva essere Dio in terra, potevo trovare anche la leggenda più leggenda di tutte, però te ne trovate tre. Più hai trovato due bustate, cioè due dei poster. In teoria la quarta leggenda non era considerabile, però comunque hai vinto. Eh sì, perché comunque no, beh, teoricamente lei ha trovato le tre leggende, quindi sarebbe 3 a 1, perché adesso non so quanto sia forte la leggenda che ho trovato io. Però, cioè, lei ha tre leggende alla fine, perché Barbanera, Sanji, poi chi è che ha trovato l'altra leggenda? Ho trovato tre leggende più quello garantito. Ah sì? Allora è forte quello che ho trovato io. Non lo sapevo. Ah, vabbè, intanto andiamo a vendere un po' di personaggi. Io direi questo, poi non lo so. Aiutami te. Ah, è vero, poi ha trovato anche Doflamingo. Il V2 di Doflamingo lì.
Sì, no, infatti, secondo me è contento. Ah, non contava? Sì, prima non contava. Ma, Dottor Bicco l'ho trovato io nel primo? Boh, non mi ricordo una sega, raga. Vediamo un po' quali posso cancellare. Allora, intanto questo qua mi sta sulle balle. Queste ne ho tre addirittura. Questo qui che faccio? Blueno lo vendo? Lo scarto? Ah no, aspetta, aspetta, perché scartarli? Li do a Ray. Li do nel bazar. Ah, Robin ha trovato, è vero. Io ho trovato soltanto Luffy, mentre lei ha trovato Magellan, Robin e Sanji, quindi ha vinto di gran lunga, ha stravinto lì proprio senza. Ok, direi, allora lui secondo me va venduto, zio. Poi i rivoluzionari ha trovati due. Ah, è utile? Ok. Vabbè, lui sì. Cioè, lui è inutile secondo me. Blueno è inutile. C'hai ragione anche te, così è molto meglio. Allora, questi qua sono quelli che ho trovato oggi, quelli che ho trovato adesso. Dove sono gli altri? Ok, allora, questi due, via delle balle. Poi, chi è che ho trovato? Boh. Sì, beh, vinto è vinto, in questo caso sì, hai vinto. Fukabushi e Blueno. Ok, Fukaboshi. Dove sta Blueno? Allora, Blueno che ne ho trovati. Dov'è il terzo? Ah, Fukaboshi lui se non mi sbaglio. Sì. Ciao. Mia Frankie PSI. Allora, vediamo un po' se lo trovo. E caspita. Eccolo qua. Fatto. Ok, l'ho trovato. Poi anche questo. Yozu. Ah, eccolo qua. Ah, vero, Ace, quello blu. Eccolo qua. Yozu dici di tenerlo? Va bene. Lo tengo allora. I Funk Brother, dove sono i Funk Brother?
Caspita, sono i Funk Brothers. Cioè, siamo persi, ragazzi. Ah, eccolo qua. Trovato. Ok, quindi questo qua dovrebbe essere... Sì. E cominciamo a darli via. Questi 10 ci salutano. C'è qualcosa che... Ok, via. E queste ci salutano. Adesso andiamo avanti. Ok. Gli altri hanno una vaga problema che adesso ho 23 cose, non ho gemme per poter espandere. Vediamo se ho qualcosa. Se ho qualcosa che posso togliere tra quelli che ho già. A parte che c'è questo qua che è giallo che mi ha detto che non va bene, quindi ciao. Ci saluta. Torno giù. C'è lui che mi sta sulle palle, lui è utile. Raccuglio. È carino, raccuglio. Io speravo sì di vincere, Elia, sai che io spero sempre di vincere. Vabbè, anche questo lo tolgo. Sì, ho trovato point. È inutile? Signor P, ok. Mi sa che devo andare avanti con la storia, così almeno avevo anche qualche altra gemma, potevo espandere un po' il box. Uso ciccione, sì, ciao. Poi lui... Ah, Zoro STR? Ma il team... Ah, beh, però c'è assolutamente tanti spadaccini. Sì, c'hai ragione. Intanto con questi qua ok, vabbè, questi qua ci salutano. Ok, dovrei toglierne ancora 17 però. Vabbè, dai, i doppioni comincio a darli. C'è ancora la special. C'è ancora la special level up, vediamo un po', mettiamoli per special e cerchiamo di toglierci qualcosa da qua a questo punto. E mo è un casino. Ok. Aspetta, non ho capito. Metti favorite gli altri voluti, quelli che mancano.
De Zaraki, che si è abbonato. Ma perché non è venuto fuori il coso? Come mai non è... Ma è venuto? Ah, è arrivato adesso. Meglio tardi che mai. Grazie mille, Zaraki. Sei un mito, sei un mito. Benvenuto tra i mitici. Ok, Marco, ti aspetto con ansia. Mi evolvo qualcuno. Perché comunque qua non c'è trippa per gatti. Non ho le gemme per espandere i box. Lì è preoccupata per quello. Grazie, grazie mille, Zaraki. Mi fa piacere. Mi fa piacere. Fa piacere che hai scelto me. Grazie ancora. Come va? Tutto bene? Allora, vediamo un po' che cosa posso togliere. Ah beh, c'è lui che è voluto e ci sono due. Brava Amazon, nel Black Day, che cosa avete preso nel Black Day? Vi siete dati alla pazza gioia con gli acquisti? Io ho comprato la beata mazza. Volevo comprarmi la Nintendo Switch, però quella lì non si è abbassata di prezzo. Forse da me di volta. Da qualche parte la Switch, però costa troppo. Togliamoci un altro manuale. E che non ho la possibilità di andare avanti perché non ti fa giocare se non liberi lo spazio del box. Cosa non te lo dava più? Cos'è che hai guardato su Amazon? Che non ti dava più. Ah, ma c'ho anche questo che c'è il manuale. A parte che c'è anche questo qua, gli diamo a lui. Ah, quindi non ti dava più la Switch? No, cos'è che stai... Ah, la Switch? Capito dopo che stai parlando di quello. Bella, doppio livellamento, che spitterina. Buono, lo devo evolvere quello là. Dai, un po' di roba, dai, me ne mancano ancora 11. Confidiamo in bene, dai, raga. Mi dispiace che... Beh, intanto stiamo cicerando un pochino, facciamo amicizia.
Ti evolviamo. Adesso sì, subito. Vediamo un po' cosa mi serve per evolvere. Intanto lo maxo. Allora, dov'è l'ufficio? Vediamo se c'è qualcun altro da poter. Vabbè, c'ho praticamente Sanji. Sanji è doppione. Che faccio? Ah, però dai, mi manca ancora uno. Che faccio? Lo do a lui? Sanji, oppure lo do a Bazar. Questo Sanji qua, che faccio? Marco? Cosa mi consigli? Di darlo e tentare di maxare la special di Sanji? Oppure di darlo direttamente? Ah, c'è il limit break quel Sanji lì? E allora me lo tengo da parte. Eh no, perché non ho. No, dai. Me lo tengo da parte allora quello lì. Si è salvato. Si è salvata quella coppia lì. Allora, vediamo un po'. Chi altro posso dar via? E chi altro posso. Cercare. Eccolo qua, Luffy. Caspita, ah, perché qua è un favorito. Ok. Ok, così ce lo evolviamo. Vediamo un po' se ho i consumabili per evolverlo. Gli utilizzabili per evolverlo. Grande, si può evolvere. Perfetto, dai. Così liberiamo un po' di roba. Ok, ce ne mancano 8, stiamo andando abbastanza benino. Vediamo un po'. Ok, allora vediamo un po' chi posso levarmi, ne ho ancora 6 da levarmi. Magari do via qualche manuale che sono inutili. È un bel dilemma, se no posso usare i tablet. Questi tablet qua me li tolgo, vediamo un po' chi è che abbiamo. I tablet, secondo te li posso dare a qualcuno?
po', magari posso darle a lui. Limit break di Zor Sanji. Ma intendi lui? Perché limit break di Zor Sanji, cioè, si completa tra un 6 mesi praticamente. Non posso andare avanti, i primi 5 li avevo già dati. Vabbè, intanto gli posso già dare altre copie, così almeno me le levo, mi libero un po' di spazio. Ah, i tablet sono cose. I tablet sono queste cose qua lì, aspetta che ti faccio vedere. Sono sti utilizzabili che ti permettono di espandere un attacco aggiuntivo. Non so come spiegartelo. Forse Marco te lo può spiegare meglio. Non saprei come spiegartelo lì. È una cosa in più all'interno di un personaggio che ha superato il proprio limite. Per superare il proprio limite necessita di un determinato tipo di potenziamento. Diciamo che sono dei potenziamenti aggiuntivi di alcuni personaggi, perché non tutti ce l'hanno, che hanno superato il proprio limite, quindi il limit break. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Mi servono per l'uffi... Ah, ok. Sono un po' bloccato, me ne mancano 6. Tanto ho visto che ci sono dei manuali inutili, magari li do a lui. Allora, vediamo un po'. Tipo i manuali di sto chopper ce lo possiamo levare dalle balle, tanto anche di questo. 3, 4, 5, 6 e gli ho pure questo. Questi sono manuali, gli altri erano tablet. Sì, i manuali sono questi qua che ti danno la possibilità di aumentare la special senza avere il personaggio di per sé. Intanto gli do questi manuali a lui, tanto così almeno prende un po' di esperienza. Così almeno ho liberato lo spazio, ce l'abbiamo fatta. Se no diventa noioso come cosa. Ok. Perfetto, dai. Allora, adesso dovremmo essere a posto. Mi metto tra i preferiti quelli forti, prima che magari per sbaglio li cancello. Ok. Ma questo è utile? Qua non so se è utile o meno. Vabbè, dai, teniamolo. Noi teniamolo.
Voi teniamolo, 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 teniamolo. Beh, oggi tante leggende. Sono stato abbastanza fortunato, devo dire. Via. Via tre favoriti, tre favoriti, tre favoriti, tre favoriti. Ok. Vabbè, tanto sono sceso sotto i 270, quindi possiamo andare avanti, almeno con la storia, così almeno mi prendo qualche gemma e espando un po' il box, così almeno siamo a posto. Beh, te ne trovate 4 in un lancio solo. Vabbè che una era garantita, però 3, io una, quindi 5, e nel primo lancio ne avevo trovate 2. Quindi abbiamo trovato un totale di 7 leggende, se non mi sbaglio. O no, o no, Marco? Perché lì l'ho trovati 4. Una l'ho trovata io e fanno 5. E poi se non mi sbaglio, se non mi sbaglio, dovremmo aver... Mi sa che qua c'è qualcosa che non va qua nella chat. C'è la chat che è troppo. C'è la chat messa male, raga, scusate. E cacchio. Si è sminchiata la chat, scusate ragazzi, ma la chat è andata un po' schifio. È andata troppo sotto, me ne sono accorta adesso. Allora, il Barbanera Doffi l'ho trovato V2, l'ho trovato il primo lancio. Kung Fu l'ho trovato io il primo lancio, al secondo. Quindi 1, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sì, 7, ho contato bene. Tanto qua però. Ma no, così. La chat è venuta fuori male, ho sbagliato a prendere le misure. È andato sotto, se è proprio disallineata la chat va fuori. Vai, pazienza, dai. Ok, dai, continuiamo. Teniamo ancora una mezz'oretta, poi alle 8 stacco. Intanto
Aspetta una cosa, Marco, questa qua è l'isola di Chopper, giusto? Marco è il top. È meglio del meglio. E l'ho conosciuto grazie a questo giochino. E ovviamente anche grazie a YouTube, perché poi ci siamo conosciuti su YouTube, mentre facevo le live su YouTube. No, dal vivo ancora no, non ci siamo ancora incontrati. Anche se comunque da cos'è? Sarà 2 anni che ci si conosce. Sempre tramite il game. Vabbè, un annetto sì, 2 anni forse no. E poi si fa un raduno. Andiamo un po' a tutti quelli di One Piece 3 Screwies che vogliono. Se gli garba, si organizza a Milano. A parte che volevamo già organizzarla una roba del genere. Però bisogna vedere quanti sono di Milano, zona Milano. Buon appetito, Marco! E a te a che ora esci? A parte che io dovrei andare a mangiare. Pinguino giallo. Se ce le buttiamo tutti via. Ma tu sei VIP già di per sé, quindi. Dai, facciamo il settimo e poi ci salutiamo. Cosa mangio? Non lo so, mi sa che mangio fuori, perché non c'ho voglia di cucinare. Più che altro non c'ho voglia di sporcare le pentole, perché non c'ho voglia di pulirle. Visto che ieri mi sono dato da fare a pulirle. Poi domani vado all'IKEA. Servo un mobiletto. E poi altra live di un gioco sempre per smartphone. Quindi occhio ragazzi. Ciao soldato. Io ieri ho pulito le pentole, ho pulito i piatti prima che arrivassi qua. Potevo farti vedere con le cose sporche. Ma intanto qua abbiamo un chopper così proprio che fa brutto. Abbiamo fatto capire chi è che comanda. Qua ne abbiamo un altro di chopper che fa se sempre più brutto qua adesso qua. Non me ne ho mai accorto di. Sì, devo sistemare l'acqua in entrata e in uscita. Carico e scarico. Dai, siamo al boss.
Trasformiamolo in G4, così almeno lo utilizziamo, no? Vabbè, un colpetto così in amicizia. E ce lo siamo levati dagli Zebedei. Lo so, chi è? Mo chi se lo scorda sta cosa? Mannaggia a me quando l'ho fatta. Però dai, a me va bene perché comunque sette leggende. Ve l'ho detto poco. E poi tra l'altro quello lì, quello Kung Fu non ho mai trovato né nel giapponese né nell'altro global che ho e negli altri account che ho avuto che poi ho perso. Quindi non l'ho mai usato e quindi adesso me lo studio per bene. Nulla, siamo giunti e saluti, direi di fermarci qua con la storia. Magari questo qua ce lo continuiamo un altro giorno, magari domenica, che trovo magari un piccolo spazio per continuare. Vediamo un po' come va la giornata, anche perché comunque sto facendo live su live. Ieri ho vinto io, la cosa clou della serata. Quindi ora ragazzi, siamo giunti ai saluti. Grazie Elia per essere stata in mia compagnia, grazie a Marco per aver fatto da giudice per questo sfidone. E grazie a tutti quelli, grazie a Zaracchi che è diventato un nuovo abbonato, quindi siamo a tre abbonati ragazzi. E niente, grazie a tutti quelli che vedranno questo video, quindi un saluto a tutti, belli brutti, vostro Cristian Ares. Ci vediamo al prossimo video, prossima live. Grazie ancora, ciao.